grazie Flavia, che allora ci racconti più da vicino cosa stiamo pagando realmente. Quello che dicevo prima, finanziare di lacrime e sangue per poi regalare i nostri soldi a società dell'oceano quando non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Eh sì, è proprio così. Intanto grazie a te per avermi invitato e grazie a voi della pazienza. Anche io imparo e mi fa parecchio piacere imparare, credo che sia poi uno degli obiettivi per cui si va avanti. La prima cosa che mi è venuta in mente in realtà guardando un po' la platea, ma dove sono le ragazze? No, lo so che ve lo chiedete anche voi, ma mi stupisco tanto perché io mi sono iscritta a scienze dell'informazione, scienze, non tecnologia dell'informazione, a scienze, c'ha ragione Renzo, dell'informazione, nel 73, ed eravamo più o meno metà e metà. Cos'è successo? Io sono senza parole, veramente sono stupita perché, non lo so, peccato. E un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente, Renzo, nel suo discorso diceva chi usa software proprietario è maleducato. È vero, ma non solo. Chi usa software proprietario, come qualche volta la sottoscritta, me ne scuso in ginocchio, ma lo faccio, è vero, confesso, è addicted. È addicted nel senso che è proprio fatto. Cioè, quando ti regalano la prima dose da ragazzo, perché così succede a tutti noi, ognuno di noi ha cominciato a giocare sul computer di un amico di casa con un software proprietario spesso. Impari a usare quel software che è proprietario. La transizione da proprietario a libero, in realtà da software A a software B, è costosa e faticosa ed è, per chi non ha grandi entusiasmi a gestire il cambiamento, è una fatica. Quindi è vero, siamo maleducati, ma siamo anche un po' addicted. L'altra cosa che mi è venuta in mente, poi vado, ma comunque i dati ve li stanno dando, quindi casomai poi se ne può parlare ancora. Sul discorso delle canzonette che diceva Renzo, mai cosa fu più vera? La comunicazione è uno dei punti su cui, secondo me, dobbiamo lavorare pesantemente. La settimana scorsa, 6-7 giorni, no, era giovedì della settimana scorsa, quindi 8 giorni fa, ero a Roma a una conferenza bellissima, con gente bellissima. Il titolo era relativo all'Internet Governance Forum, un nome meraviglioso, nasce dal l'evento successivo al World Summit per l'Information Society che c'è stato l'anno scorso a Tunisi, quest'anno ci sarà a fine mese ad Atene. Capitanata da Nicolais, ministro, la sottosegretario Beatrice Magnolfi, Fiorello Cortiana, tanti nomi che ho letto prima, alcuni me li sono scritti, Rodotà, Matilde Ferraro, Padovani, Giovanna Sissa, Galoppini, Ciurgina, De Martin, Creative Commons, per chi sa. Tutto bene, veramente tutto bene, degli interventi stupendi. Là dietro c'erano due grandi schermi tipo questi, con il titolo Internet Governance Forum, e sotto una palla, una sfera, e fin qui pazienza, mi veniva in mente quella cosa orribile dell'IBM degli anni che furono, ma con sopra tanti zeri e uni. È chiaro, è un messaggio, internet, informatica, zeri e uni. Ma nessuno che si sia reso conto che quegli zeri e uni sono codice binario. E stavamo parlando dell'Internet Governance Forum, cioè di gente veramente open-minded, i nomi che vi ho fatto non erano nomi qualunque, insomma, Fiorello Cortiana è uno dei paladini in Italia del software libero. Non se ne è accorto nessuno che il messaggio che veniva dato era un messaggio comunque sbagliato, quindi la comunicazione. E da lì in cascata sui luoghi comuni, come sono stati alcuni citati, ma il luogo comune che mi viene in mente del primo è una cosa che mi è successa una ventina d'anni fa,
voi siete giovani, non, forse vabbè, capite lo stesso, ma non vi può essere successa una cosa simile. Ero allo SMAU, fiera di tecnologie, eccetera, e un signore, io avevo appunto un po' meno anni, questo signore invece aveva una sessantina d'anni, e tutto contento mi ha dichiarato di essersi comprato un IBM dell'Honeywell. L'ho guardato un attimo e ho detto, un IBM dell'Honeywell, faccio fatica a capirla. E come lo chiama lei? Cioè, il computer uguale IBM. Luogo comune di allora, vero. Oggi nessuno dice editore di testo, foglio elettronico, si dice Word, si dice Excel. Ma siamo matti. Cioè, la parte per il tutto. Questa è una cosa che bisogna cominciare a smettere di fare e di dire. Arriviamo alla pubblica amministrazione, perché sennò non ne esco più. Bastava un click? Sì, forse. Eccolo qua. Si parlava di futuro, il futuro viene dal passato e queste sono le prime cose che sono successe. Citavo Cortiana poco fa, ha presentato un disegno di legge nel 2002 al Senato, subito dopo Follena alla Camera, analogo, veramente con poche differenze. Il ministro di allora, Lucio Stanca, del ministro dell'innovazione, preoccupato da questi disegni di legge che non sapeva gestire, ha messo in piedi la commissione per il software a codice sorgente aperto, così l'ha chiamata, nella pubblica amministrazione. Cosiddetta commissione MEO, perché MEO era il presidente di questa commissione. Dicembre 2003, a valle del risultato di questa commissione, in cui abbiamo litigato, ma proprio tanto. Abbiamo audito, cioè fatto audizioni a imprese, a università, ma abbiamo soprattutto litigato proprio tanto sulle parole, sulle singole parole, su un almeno. Abbiamo passato un mese di discussione, poi l'avvocato sa bene perché, cosa può voler dire, ma perché in questo decreto, questa direttiva, pardon, di Stanca di dicembre 2003, volevamo scrivere la frase seguente: la pubblica amministrazione, quando pubblica i file su internet, li deve pubblicare in formato aperto. E abbiamo litigato e perso, almeno io ho perso la mia di battaglia, in almeno un formato aperto è diventata questa direttiva. Non è la stessa cosa. Senza o con l'almeno. È meglio che niente, diciamo così, è un primo passo, ma non è sufficiente. Anche perché deve pubblicare in un formato aperto? Pensateci anche serenamente. Il vostro comune pubblica le delibere, gli atti sul sito. Ve li pubblica in un formato proprietario, non importa di chi, io non ho un obiettivo, non ho un nemico diretto, io ho un amico che è quello del software libero, non ho nemici specifici, me li pubblica in un formato proprietario. A me cittadino mi obbliga a fare o comprare la licenza o a craccarla, cioè essere illegale. La mia pubblica amministrazione non può e non deve fare né l'una né l'altra nei confronti di me cittadino. O mi regali la licenza, poi la spendi, la compri con i soldi miei, quindi forse non sono contentissima, ma se no l'alternativa è che tu, pubblica amministrazione, mi pubblichi in un formato aperto. Una settimana, no, ormai 20 giorni fa, perché era fine settembre, sul sito del governo trovo che il primo di ottobre sarebbe stato il giorno dell'accessibilità. Dell'accessibilità nel senso fisico, di barriere architettoniche, Roma e tutta la pubblica amministrazione si apriva ai disabili con visite guidate a Palazzo Chigi, ai vari palazzi della pubblica amministrazione, tutto molto carino, guidati con anche i loro accompagnatori, quindi potevano accedere, bravi, bene, per carità, una volta l'anno, meglio che niente, accontentiamoci, ma sul sito il modulo di iscrizione era in punto doc, solo in punto doc. Devo dire che sono stata fortunata, sono stati bravi loro, se io gli ho mandato un'email un po' seccata, devo dire, parlate di accessibilità, fate che tutto sia accessibile almeno per un giorno e rendete accessibili anche i file che pubblicate,
Nel giro di 20 minuti mi ha risposto il webmaster dicendoci guardi ora, e in effetti c'era in altri tre formati, uno Open Office, uno PDF e uno RPF. Bene. La pubblica amministrazione me lo chiede spesso, ce lo chiede spesso. Noi, anziché lamentarci, l'unica cosa che davvero possiamo e dobbiamo fare è dargli una mano. La stessa cosa che diceva Renzo sull'F24. L'F24 è l'obbligo per i professionisti di fare la dichiarazione dei redditi online. Io sono libero professionista, lo posso fare o con Windows o con Apple, ma non con Linux, perché con Linux non è previsto. Questa ovviamente è una discriminazione che non può fare un governo. Io impresa posso decidere se tu vuoi venire a lavorare con me, devi imparare a usare questo strumento, ma non la pubblica amministrazione che mi obbliga a pagare, per fortuna, perché per carità è innovativa l'idea di poter pagare online, ma me lo deve far fare anche con gli strumenti che io voglio usare. Però ho avuto occasione di un incontro pubblico con il ministro Nicolais, che è ministro ora che ha mischiato innovazione e funzione pubblica, gliel'ho accennato e mi ha detto: ti prego, dammi tutte le informazioni. Non sapeva che io avevo già preparato il dossier e gliel'ho messo in mano, ho detto buon lavoro, divertiti, ora tocca a te. So che ci stanno lavorando. Dopodiché appunto mi dicono: voi siete il nostro occhio sul territorio, fatecele sapere. A volte sfuggono queste cose. È vero che a volte è anche faticoso dargli retta, perché se andate a guardare la finanziaria trovate la parola database un'infinità di volte, ma non un centesimo che serva all'innovazione, all'informatizzazione e insomma la ricerca, ne parlerà qualcun altro. Torniamo alla storia. Direttiva, peraltro, qui lo dico, questa televisione è troppo pubblica, ma lo dico lo stesso, la direttiva era uscita diversa, era uscita a ottobre, con delle cose diverse da quelle che ci sono della direttiva di dicembre. Era stata già data alle pubbliche amministrazioni centrali, è stata nel giro di 2-3 ore ritirata, velocissimamente corretta, in quella che è stata poi pubblicata a dicembre. Io ho la versione di ottobre, ma non ve la do. Comunque era un po' meglio, quella di ottobre. È stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Dopodiché, per fortuna, voi sapete, le regioni legiferano a livello locale, e anche un po' di regioni si sono svegliate. Ha cominciato la Toscana con la legge a gennaio, la legge 1 del 2004, in cui per la prima volta in una legge regionale si parla di software a codice sorgente aperto. L'Emilia Romagna, l'Umbria, ora so Friuli, ce ne sono forse altre che stanno arrivando in questi giorni. Ad agosto 2006 il ministro ha detto, e io l'ho citato tra virgolette, io adesso lo tampino perché lui lo ha detto e tocca a noi far sì che lui mantenga le proprie promesse. Evitiamo di legarci alle grandi aziende di software, la pubblica amministrazione ha bisogno di software liberi. Badate bene, ha detto software liberi, non ha detto software open source. È un passo avanti. Qualche intervento dopo gli ho sentito dire: ho solo due priorità per la pubblica amministrazione in Italia, l'interoperabilità e il software libero. Anche perché senza software libero voglio vedere come si interopera. Si parlava prima, no, di standardizzazioni. Come faccio io ad accedere a una presa se non ne so le specifiche con la mia spina? Almeno le specifiche le devo sapere, se no non interopero, questi due strumenti non riusciranno mai a interagire. Arriviamo a questi numeri, ma prima mi era venuto proprio in mente il discorso della commissione. Questa commissione sta per ripartire, ne verrà fatta un'altra proprio nel gruppo del mondo del Nicolais, sarà di nuovo capitanata dal professor Meo, sarà quindi la commissione Meo 2, la vendetta, speriamo che sia la vendetta, perché veramente quella direttiva era un primo passo, insisto che tutto è subito non serve, ma era comunque un passo veramente molto piccolo. Si può fare di più. L'altro elemento, scusate, volevo tornare su se ci riesco, non ci riesco, ma non importa. Page up, eccolo qua. Quando Nicolais dice la pubblica amministrazione ha bisogno di software libero, evitiamo di legarci alle grandi aziende del software.
In realtà c'è un altro problema, ma vi siete mai chiesti che cosa... Se un giorno Bush si sveglia e invade un paese, lo fa, l'ha fatto. Ma se un giorno Bush si sveglia e decide di fare l'embargo delle licenze software americane nei confronti dell'Europa, l'Europa si ferma per qualche anno, perché moltissime, non solo le pubbliche amministrazioni, le imprese, le industrie, il software che abbiamo nel cellulare, nella lavatrice e forse nel ferro da stiro fra un po', non sono software liberi, sono licenze che noi importiamo dagli Stati Uniti. Se fa un embargo, nel senso che taglia i ponti delle licenze, lo può fare. Io credo che a questi livelli sia non un problema di legge regionale o nazionale, è un problema fortemente europeo. L'Europa deve trovare, appunto, evitare di legarsi a qualcosa, a qualcuno che non riesce, non può controllare autonomamente. E quindi un giorno ci è venuta questa ispirazione di andare a capire le politiche regionali, come, quante ce ne sono. Abbiamo intervistato tutte le 20 regioni, in realtà 20 più una, perché per chi conosce la tassonomia della pubblica amministrazione italiana, le regioni sono 20 come regioni, ma Trentino è diviso in provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, che hanno valenza di regione a livello amministrativo, quindi 21. E abbiamo chiesto quante avessero adottato provvedimenti, normative, indirizzi in materia di open source. Provvedimenti è la fascia rossa, non è poi così male, è metà. Sicuramente lo faranno, l'ha detto il Piemonte, basta. Probabilmente sono le rosa. La blu, la Val d'Aosta, dice no, sicuramente no, le altre non hanno risposto. Poi i dati ognuno li interpreta come crede. Il bicchiere, io vi dico che c'ha un tot di liquido dentro, potete leggerlo mezzo pieno e mezzo vuoto, a seconda da che parte lo guardate. Ma vediamo a che punto siamo, anche in termini di costi, perché poi è questa la cosa che diceva molto chiaramente Renzo prima. Noi siamo prima di tutto, prima di qualunque altra cosa, cittadini, con dei diritti e dei doveri, paghiamo le tasse, e ci addoloriamo quando il paese non riesce ad andare avanti perché mancano finanziamenti, per esempio. Questa è la spesa annuale in licenze, 36 milioni di euro, in Italia, nella pubblica amministrazione locale, locale, regioni, comuni, province, comunità montane. Non sto parlando di ministeri, non sto parlando di ASL, non sto parlando di i grossi carrozzoni come possono essere, non so, Istat, tutte cose che comunque alla fine paghiamo noi, SOGEI, eccetera. 36 milioni di euro. Anche ammettendo, perché la prima obiezione che viene fatta normalmente quando uno dice ma la transizione non è gratuita, è costosa, bisogna andare a guardare il total cost of ownership, il costo del travaso, del passaggio da A, vero, verissimo, ma io non credo che possa costare infinitamente altrettanto, nel senso che ci sarà pure un momento in cui si arriva al famoso break even. Sarà dopo un anno, sarà dopo 5, sarà dopo 50, in realtà si è calcolato molto meno, si parla di 1-2 anni, ma fosse anche dopo 50 anni, se non si inizia mai, non si arriva mai a break even e continueremo per la vita, per l'eternità a spendere una cifra così. E stiamo parlando di licenze, attenzione, non di software applicativo specifico, che peraltro per la pubblica amministrazione centrale è normato rigidamente, cioè un ministero, la pubblica amministrazione centrale quando compra software deve comprarne il codice sorgente, deve possederlo, nel senso che se è software custom, attenzione bene, cioè se è fatto dietro proprio specifiche. Perché non farlo anche con questo? Questo è stato un giorno che ci è venuta l'ispirazione di andare a scoprire, poi appunto nel documentino che vi è stato dato vedete anche qual è stato il campione, su come ci siamo mossi, come abbiamo cercato i dati,
Microsoft ci ha telefonato dicendo: interessante, lo fate anche lato server o lato client, oltre che lato server. Dico, se qualcuno paga volentieri si potrà fare, ma fanno paura i dati. Ed è l'unica cosa, l'unica su cui io, forse perché sono un po' deformata professionalmente, i numeri mi piacciono, ma sono poi l'unica cosa su cui non c'è modo di discutere. Quando quello è il numero, è il numero, poi uno lo può interpretare, lo può leggere, le facce di un prisma sono tante, però sempre un prisma è, e se è un prisma di sale o di diamante, e di sale o di diamante, ha tante facce, ma sempre quel materiale è. Poi va bene, vedete dove e come abbiamo suddiviso la tipologia di utenti, lo vedete appunto poi anche nella relazione, volevo andare avanti anche perché magari ci possono essere delle domande. Questa è la spesa IT, Information Technology su licenze client base, e questa sembra una storiella ma non lo è, questa l'abbiamo scritta io e un mio amico il 1° di giugno a Soru, quando ci siamo resi, per Soru era presidente di Tiscali, ora presidente della regione Sardegna, quindi con potere di legiferare anche lui, pare che stia facendo anche lui una legge, uno studio per una legge sul software libero, ma fondamentalmente ci siamo stupiti quando abbiamo sentito che Bill Gates, ebbene sì, proprio lui, si era in qualche modo addolorato dal fatto di dover spendere ben 15.000 euro perché Soru ha messo una tassa di accesso delle barche, degli yacht che passano per la Sardegna. 15.000 euro. Allora gli abbiamo scritto, abbiamo detto: certo, Bill Gates deve la sua fortuna a due fattori, sicuramente la sua capacità di avere rivoluzionato il mondo portando l'informatica fuori dai templi, abbiamo un PC, no? Non ce l'abbiamo sulla scrivania, un modello di business tutto suo, che è il modello di business, prima non era così, per chi se lo ricorda non c'erano le licenze a questi livelli, che gli ha generato qualche centesimo per ogni click che voi fate, quindi che noi facciamo, quindi tanta roba, ricava miliardi di dollari grazie a queste sue licenze. Bene, questo è un fatto. Quindi ogni prodotto marchiato genera business, corretto, almeno in termini, chiamiamoli, economici. Soru invece cosa ha fatto? Ha fatto di fatto una licenza per l'uso della sua regione. Una regione mantenuta bella da madre natura, dai sardi che l'hanno rispettata per centinaia di anni, ha detto: passi di qui, me la usi, me ne paghi la licenza. Non mi sembrava molto diverso come modello di business rispetto al modello di business delle licenze. E quindi chiunque non gradisca venire in Sardegna perché non vuole pagare questo mio modello di business, altre rotte, se ne vada a Corsica. Così ha deciso anche l'amico Gates. Non gli piaceva sto gioco, ha deciso di andarsene in Corsica. Quello che però noi consigliavamo a Soru è dire: aspetta un attimo, prima di rispondere a Gates, fai un conto, fatti fare un conto dalla tua struttura, verifica quanto tu spendi l'anno di licenze Microsoft e poi gli chiedi una cross license, cioè io do a te il diritto di accedere gratuitamente alla Sardegna se tu mi dai il diritto di accedere gratuitamente alle tue licenze, ma perché no? Ovviamente libera la regione di deviare la sua rotta, così come è stato libero Gates di andarsene in Corsica. Questa l'abbiamo mandata a un po' di mailing list e soprattutto a tutti i giornali, compresi quelli sardi o quelli nazionali. Dopo una settimana Bill Gates ha pagato. Non credo che sia un caso. Fondamentalmente io ho finito e questo è un messaggio che appunto esploriamo altre rotte laddove possibile, perché è possibile. Ma soprattutto questa frase mi è piaciuta moltissimo e mi è piaciuta ancora di più perché l'ho letta, ahimè, sulla finanziaria 2007. La prima pagina della finanziaria 2007 questo dice: coloro che dicono che il mondo andrà sempre così come è andato finora contribuiscono a far sì che l'oggetto della loro predizione si avveri. Quindi, altre rotte. Grazie.